Ciao a tutti, ecco ci siamo e buon pomeriggio, e buon pomeriggio. Però vediamo un attimo a vedere lo spruzzo d'acqua. Ti faccio vedere l'auto davanti. Tutto, la macchina resta ben pulito e molto efficace questa auto lavaggio. Diciamo che è molto bello esserci inutile come ho fatto lavare tutti sta roba delle macchie delle mie pacche stanno squalificati. Si chiama adesso diesel, aspetta, vedete che mi raccomando, benzina e GPL. Dopo aspettiamo come pulisce l'automobile, ha un'avventura. Aspettiamo che sia grande. Ok, ci siamo spostati, come potete vedere. Macchina dice fa 839 GY. È una macchina più moderna. Diciamo che a questo punto ci sarà un problema. Praticamente usato. No, addirittura molto problematico. Una lampadina che non ti dà fastidio. Adesso aspettiamo un attimo che la macchina finisca. Questa è una pioggia del sapore. Non potete vedere adesso vai in alto lavaggio. Sentire il verso del rumore dell'alto lavaggio. Vedete come funziona l'alto lavaggio. Adesso abbasso la macchina. È un sto trasportatore di fabbrica. Diciamo che ha molti appunti. Questo è un rullo, spazio da rullo per lavare le macchine. Diciamo che a 100 punti si lava, lava bene. Questo è un autolavaggio. Vedete che pulisce benissimo. È piena tutta pioggia, appiccicosa. Non si spazzole, spazzole sono settole. Un spazzolino per lavarsi la doccia. Adesso è il momento di asciugare. È rimasto sporco. Da un resto, diciamo che questa macchina è pulito. Al contrario, deve mettere blocco porta. Sì, dobbiamo evitare di bagnare all'interno della macchina con la scritta Duster. Come ti piace molto questa macchina? Vedete? Sta pulendo e mo inizia a asciugare il phon. Adesso aspettiamo che spegni. Oh, si è spento! Grazie. Adesso questo è il livello di asciugatura. Il livello dell'asciugatura, modo totale che le catene si smaltiscono. Un attimo di pazienza. Zac! Come potete vedere che è tutto asciutto. E si asciugano tutte le parti dell'auto. Un asciugacappelli ad aria condizionata. Pratica di movimento sensori asciugare questa macchinina parte qua e abbiamo finito tutto.